Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di IMSI 8080, di Texas Instruments TI-99, di Atari 800XL. È una piccola invasione nel mondo del retrocomputing made in USA. Tutti i modelli ad 8 bit a parte il TI-99, che fu il primo computer a 16 bit. Tutti questi computer non furono mai venduti in Italia. In questo podcast ne capiremo le ragioni. Andiamo con ordine seguendo una linea cronologica. IMSI 8080, venduto dal lontanissimo 1976 al 1979. Fu uno dei primissimi home computer made in USA. Ce n'erano due versioni, una versione senza tastiera. Era programmabile in linguaggio macchina e i risultati erano leggibili dal pannello frontale con le lucine che si accendevano. Ce n'era una versione più evoluta con monitor, tastiera e disk drive da 8 pollici. L'IMSI 8080 è l'iconico home computer del film War Games, che ebbe a stregare l'immaginazione dei baby boomers del 1970 all'uscita del film War Games. Cosa era IMSI 8080 nel 1975? Ecco, la versione senza tastiera aveva un Intel 8080 a 2 MHz con 4 KB di RAM. La versione più costosa, dotata di monitor, tastiera, drive, poteva avere sino al 64K di RAM, disk drive da 8 pollici da 5 MB, processabile CPM oppure LIM-DOS, poteva far girare il BASIC e il Fortran. Il prezzo dell'IMSI 8080 era tutt'altro che da un computer, costava tra i $10,000 e i $7,000 e furono venduti dal 75 al 78 circa 20,000 pezzi. Trasposto in lire, l'IMSI sarebbe costato oltre 14 milioni di lire, ragione per cui non fu mai venduto in Italia, perché il prezzo ovviamente era fuori mercato. Texas Instruments TI-99 fu il primo computer a 16 bit commercializzato dal tardo 1979 fino al marzo del 1984. CPU TMS 9009 a 3 MHz, 16K di RAM. Molto poca. Poi aveva un coprocessore grafico TMS 9918A che gestiva sino a 32 sprite, risoluzione di testo 40x24 caratteri, oppure risoluzione video 256x192, 16 colori e 32 sprites. Era dotato di un chip sonoro TMS 9919, 3 voci ed un canale di rumore bianco. Oltre a una tastiera economica QWERTY, era dotato di un vano cartucci. Peculiarità della macchina, il computer poteva essere connesso ad un grosso case esterno che gestiva eventuali espansioni, dando l'immagine di quello che poi saranno l'architettura PC aperta, per quanto la motherboard del Texas Instruments TI-99 fosse sotto la tastiera e non nel voluminoso case. Il TI-99 fu il primo home computer a 16 bit che ebbe un qualche successo commerciale in USA, ma fu rapidamente messo in ombra dal grande successo commerciale di Commodore 64. Atari 800XL fu un home computer prodotto da Atari dal 1983. La macchina era molto simile al Commodore 64, infatti Atari 800XT aveva 64K di RAM, era compatto come il Commodore 64, la motherboard era sotto la tastiera come il Commodore 64. Aveva un vano per accogliere cartucce, per processare i giochi o avere anche espansioni ROM. Sulla scheda madre l'Atari 800XL aveva un chip VLSI standard. Basic in ROM riprendeva la filosofia del Texas Instruments 99, era infatti possibile annettervi un grosso voluminoso case esterno che gestiva parecchie espansioni. Il ciclo di vita di prodotto dell'Atari 800XL fu fortemente influenzato dal grandissimo successo del Commodore 64, che in USA come in Europa sbaragliò il mercato. Per questa puntata è tutto, un saluto. Ciao, alla prossima!